Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il comune di Crotone, sono state illustrate dall'assessore Luca Bossi l'aggiudicazione dei lavori di due misure che riguardano il segmento sport ed inclusione, ovvero il campo di Tufolo e la cittadella indoor, per un totale di 2,5 milioni di euro grazie ai fondi PNRR. Ma è lo stesso assessore che ce ne parla. Sì, la misura sport e inclusione, due interventi, erano due cluster, cluster 1 e cluster 2, una afferente alla realizzazione di nuovi impianti, l'altra alla riqualificazione di impianti esistenti. Il Comune si è aggiudicato i finanziamenti per entrambe le linee, 1 milione di euro per la riqualificazione dello storico campo di Tufolo, abbandonato da più di 10 anni ormai, e la realizzazione di una nuova struttura, una palestra indoor, una cittadella dello sport indoor per le discipline della ginnastica e Filcams, che attualmente non hanno una struttura dove esercitare, dove praticare la propria disciplina. Che cosa è accaduto? Che in tempi veramente strettissimi, dalla firma della convenzione, che è stata firmata con il Ministero agli inizi di ottobre 2022, in 6 mesi, grazie al lavoro di tutto l'ente, siamo riusciti ad andare ad aggiudicazione dei lavori. Significa che a breve partirà già l'esecuzione delle opere, quindi una milestone, un obiettivo raggiunto, imposto dal Ministero, che era il 31 marzo del 2023, motivo di orgoglio. Perché se ragioniamo nei termini canonici, nei tempi canonici di realizzazione delle opere, che sono una media di 4 anni più o meno per andare ad esecuzione dei lavori, diciamo, farlo in 6 mesi è quasi un'impresa. Partiremo subito con il campo di Tufolo, da qui a quando ci sarà la consegna dei lavori, e dall'allestimento del cantiere 6 mesi per la realizzazione dell'intervento. Quindi un nuovo campo in erba sintetica, campo 11 in erba sintetica, e una struttura outdoor per la pratica delle discipline della palestra, della basket e della pallavolo, mentre per quello della ginnastica è stato un appalto integrato, quindi verrà completato nei prossimi 2-3 mesi il progetto esecutivo, e poi si partirà anche in quel caso con la realizzazione dell'intervento, che richiederà 9 mesi. Per quanto riguarda invece il settore B, vedrà l'erba sintetica? Il settore B è attualmente in fase di gara, si completerà, se non ricordo male, il 5 aprile la gara. Il 6 si apriranno le buste, anche lì una struttura totalmente riqualificata passerà da una struttura definita FIDAL inagibile a una struttura, a un impianto di attività, un impianto per cui si potranno realizzare tutto il tipo di attività, gare e competizione, omologato FIDAL. Per intenderci, se dovesse essere fatto un record del mondo, potrà essere omologato anche nella struttura, quindi una pista atletica nuova, e in più il campo in erba sintetica, tale da configurarsi come una vera e propria città dello sport outdoor. Per quanto riguarda invece il pallamilone, tralasciando le salme che oramai hanno lasciato la struttura pubblica, quale sarà la sua funzione? Tristemente si può dire inaugurato, avete visto tutti l'installazione del parquet nuovo, mai utilizzato, aspettavamo l'inaugurazione, diciamo è stata data degna forse degno saluto alle vittime. Ci sarà un'attività di messa in sicurezza dell'impianto e dopodiché si potrà andare a concessione. Firmato e sottoscritto le convenzioni e a fine marzo sostanzialmente abbiamo aggiudicato i lavori. Col PNRR i tempi sono gli strettissimi. Sono appena entrati l'ingegnere Ciccopiedi.